si scoprì che c'era Herobrine all'interno dell'hardcore di Stepney. Potrei metterci la mano sul fuoco, ragazzi, che sono rumori di scheletri e di zombie. E guarda caso, sono qua dietro. Piccolo compagno di compagnia. Chi è che non conosce il compagno di compagnia? Sì, qua è Stepney e bentornati nel secondo episodio della serie di Minecraft in Hardcore, che per ora abbiamo chiamato Durerà quanto basta. Ho letto tantissimi dei vostri commenti, ragazzi, commenti che incitavano al titolo della serie, tipo la portatil core, perché la facciamo sul portatile. Ancora non ho deciso come chiamarla, però presto lo faremo, magari nel terzo episodio. Nell'episodio precedente avevamo fatto una scorta base con i primi materiali per poi avviarci all'avventura alla ricerca di una zona che ci piacesse un po' di più. Anche perché dobbiamo, ragazzi, stabilirci in una zona carina e successivamente, dopo aver fatto un po' di obiettivi che sono quelli base, tornare a riesplorare il mondo. Volevo creare una casa all'interno della montagna, ma non una montagnina del cavolo, tipo quelle sega che vediamo, come queste qui che sono più colline che montagne, una di quelle montagne assurde gigantesche. Sì, una specie di casa nelle miniere di Moria, anche se poi non andiamo a scavare sottoterra, ma andiamo semplicemente a scavare all'interno. Un po' come nello Hobbit, no? Dove c'è quella miniera dove c'è il drago gigantesco che protegge il tesoro. Ecco, voglio fare una cosa del genere, perché ho sentito il rumore di uno zombie. Sarà sicuramente da qualche parte qua a fare qualche festino, ma non ce ne frega niente, non ci facciamo distrarre. Questo paesaggio non mi dispiace effettivamente. C'è anche una zona carina con tanto di collegamento aereo là, che ricollega quella parte a quella laggiù. Quasi quasi potremmo iniziare a stabilizzarci qua, perché ragazzi, se volete fare uno scavo sotterraneo è necessario avere una base, non si può andare completamente a caso. Direi che qui mi piace. Sembra anche parecchio coperto. Ci sono le mucche, ci sono anche i maiali, c'è la lava, c'è l'acqua. Abbiamo tutto. Perché manca un blocco di legno? Oh mio Dio, ragazzi. E si scoprì che c'era Herobrine all'interno dell'hardcore di Stepney. Diciamo che non me ne interesserò, va bene? Se poi dovessimo scoprire qualcosa di pericoloso, ve lo farò sapere. So solo che qua c'è una strega che voglio ammazzare. Prima possibile ammazza la strega, rimetto avveleni. Merdona! Poi c'è la pozione lì dell'ista danno, che ti fa un bordello di male. Tappezziamo la zona rigorosamente di torce e iniziamo a fare lo scavo all'interno del muro. Sì, probabilmente faremo una casupola a rientrare, che poi magari c'è anche un giardinetto, roba simile. Vediamo un po' come fare. Sono quelle che un po' preferisco. Tempo fa feci un video chiamato tipo la mia casa in Minecraft, il mio server in Minecraft. Anche ha preso tante visualizzazioni, dove si vedeva la mia casa sotterranea. Era una figata assurda. Poi purtroppo quel server con i miei amici è marcito del tutto. Non ci volevano più giocare. Ero rimasto da solo e è andato tutto a maiali. Come in ogni server che si rispetti, quando si va a maiali qualcuno mette la game mode e iniziano tutti a spawnare ghast ovunque, blades, la morte più generale. Direi che una grandezza più o meno del genere può andare bene. Iniziamo a mettere crafting e porta all'interno. Ovviamente butto giù il muro qua. Facciamo una bella porta. Dammi due blocchi di questo. Tac. Ecco, perché vuoi fare una porta se stai facendo una chest? Perché sei un deficiente. Toh, tre porte. Ne mettiamo due così, almeno stiamo già tranquilli. E considerando il fatto che la cosa di Herobrine ci spaventava abbastanza, toh, metti una porta lì, bravo, sì, più o meno, bravo. La porta che sorregge l'albero, perché l'albero su da solo non riesce a starci. Dopo mi occuperò anche di una farm, più avanti in futuro ci penseremo. La doppia porta a chiusura istantanea è utilissima. In realtà non è istantanea, dovremmo metterci qualcos'altro per bloccarla, ma una pressure plate ci aiuterà. Altre torce, dobbiamo iniziare assolutamente a mettere giù le fornaci. Però prima volevo fare un po' più di spazio, perché non mi piace così piccola. Faremo anche delle finestrine che danno sul fuori. Ci metteremo il vetro della la sabbia più vicino, non lo so. Comunque è una baracca, ovviamente non sarà la villa di Stepney. Metti per adesso le fornaci da questo lato di qua, dai, sì, ci sta. Qui andiamo a modificare immediatamente il pavimento, perché ci voglio mettere delle scale, in modo da non dover necessariamente saltare ogni volta che ci si muove, perché sono frettoloso. Avevo altro iron, esatto, eccoli qua, 6 pezzi di iron pronti per essere cucinati, così posso farmi un altro pezzo di armatura, che è la cosa più importante adesso. Questi semini potremmo piantarli. La grey wool non mi serve. Il letto invece lo metto, non per lo spawn come vi ho detto l'altra volta, ma semplicemente per far passare la notte senza troppi intoppi. Infatti noto con piacere che è già giorno, e ragazzi, ne approfitto per farmi una zappa con la quale poi inizieremo a buttare giù una specie di piantagione. Se trovassi un pollo potrei iniziare a pensare a fare una farm infinita di polli, che non sarebbe male. Quel creeper che mi guarda da laggiù non è che mi ispiri proprio tanta fiducia. Forse è bene eliminarlo il prima possibile.
prima che faccia danni, si sta avvicinando, sì, l'ho visto, perché ho la spada di pietra a portata di mano e non quella di ferro. La zona qui mi piace, è solo un po' pericolosa per quanto riguarda il lancio di mob dall'alto, che è uno sport molto praticato. Bravo Creeper, statene là dentro, ecco, se vuoi esplodere esplodi lontano. E guardate un po', ho visto bene, mi sa c'è pure la sabbia. Zona super prolifica, c'è tutto quello di cui ho bisogno. Mezzo bioma di foresta là, mezzo bioma montano di qua. E se non ho visto male prima, qua c'era pure la pianura o l'acqua. Pam, pam, pam. Sì, c'era una specie di laghetto, forse conduce a un bioma fangoso. Non ci interessa, noi continuiamo a pensare un secondo alla casa, che prima la rendiamo carina, prima smetteremo di lavorarci. Tac, metti a cucinare la sabbia, no, non il legno, la sabbia ho detto. Prendi 6 iron, ne abbiamo 7. Vedete cosa faccio io? Scendo ancora un pochino, in una zona chiusa metto 2 o 3 funghi per vedere se nascono col tempo. Probabilmente non li useremo mai, ogni volta li facciamo così a caso, ma così per averli, no? Dai, li mettiamo qua dentro, facciamo un piccolo buchettino, ne appoggiamo un paio, uno qui, uno qua. Qui mettiamo 2 blocchi per chiudere completamente. Sarà buio generale. E dove ci sono 2 torce, ragazzi, ricordiamoci di questa farm. Ora inizio già a scendere un po' in miniera perché ho bisogno di altro ferro. Spero di trovarlo lungo il percorso e non all'interno dei dungeon, perché preferirei non affrontarli ancora, come vi ho detto, ma prima sistemarmi come si deve. Inutile dire che le cose più utili all'inizio sono i diamanti, per farsi prima di tutto la roba per il portale e dopo anche altri materiali per l'armatura. Però il Nether mi spaventa, sinceramente. Tutte quelle fiamme, la lava, i gas che non vedono l'ora di bruciarti arrosto. No, 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 ci andremo più tardi. Ma il diamante fa comodo, perché se ti piglia bene ci fai la spada di diamante, che è sempre utile da usare. Però livello 25, beh, dobbiamo scendere ancora un po', non scherzo, non siamo al 25, siamo al livello 55. Sarà ancora molto lunga, sai, ma ho già sentito dei rumori un po' strambi. Potrei metterci la mano sul fuoco, ragazzi, che sono rumori di scheletri e di zombie. E guarda caso, sono qua dietro. Il rumore è sempre più alto, sentivo il respiro sul mio collo, mi stavano alitando in faccia. Aspetta, ma questo... Che cazzo mangiate la cipolla? I zombie mangiano la cipolla e non si lavano i denti, ha risaputo in Minecraft. Saranno mica sotto il sottoscritto. Guardate un po' cosa c'è qua. Io avevo addirittura appena detto che non volevo scendere in una grotta con i mostri e li ho trovati subito. Che bello. Tanto mi conoscete, con la fortuna che... No, 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 no. Ho detto di no. Ho detto di lasciarmi in pace. Ti comincia malissimo, questi cosi rognosi che ti scassano le zebe. Non voglio fare fail, va bene scheletro? Guarda un po', uno non può giocarsi la sua mappa in tutta tranquillità, che arriva un creeper, uno scheletro, uno zombie. Inutile che ti nascondi là dietro, ti ho visto. Tutto carino caruccio sta ceppa. T'ammazzo e non esplodere, ma non ogni volta. Addirittura l'arco armato incantato. Sono troppo forti per i miei gusti, Va bene, stiamo giocando in hardcore, però regoliamoci un secondo. Ad esempio qui, quella torcia. Perché c'è una torcia? L'ho messa io ora? Oddio, c'ho l'allucinazione, mi sa. Credi da dietro, c'è un altro percorso? No, dai, questo punto dovrebbe essere più o meno al sicuro adesso. Per fortuna ho trovato del ferro. Questo mi serviva, lo volevo usare. Ma ho anche aperto la strada al creeper, perché sono un incosciente. E muori! Uno dei primi obiettivi ovviamente sarà raggiungere un alto livello di esperienza, Sembra più che chiara come cosa. Stavo per morire sotto la grave, sarebbe stato un fail decisamente epocale. Tutto è bene, ciò che finisce bene, si è raccolto il nostro glass. 2 vetrini qua. Oh, tutte le fornaci super operative. Con questi 8 ci facciamo subito l'armatura, così abbiamo un altro po' di protezione e l'armatura aumenta. Ho ucciso un monte di scheletri e non mi hanno dato le ossa. Conoscere la zona come le proprie tasche può essere solo che utile. Soprattutto uno se ti perdi, 2 se devi scappare dai mostri. L'ultima volta non ricordarsi che un burrone costeggiava i tuoi piedi, Stepney, è stato fatale. Bene, facciamo che stavolta non andrà così. Il bello è che ho visto anche l'arrivo delle scommesse. Arriverà l'episodio 34, arriverà l'episodio 88. Io sinceramente per arrivare all'88 ci metterei la firma. Cioè, state scherzando? 88 episodi di hardcore, mai successo nella mia storia. Comunque nei prossimi giorni, grazie a un ragazzo che si chiama Luca, che ringrazio tantissimo, arriverà anche il montaggio della serie hardcore del secondo canale. Con la neve e una zucca possiamo farci un compagno di compagnia. Piccolo compagno di compagnia, che non conosce compagno di compagnia? Tante mucche di compagnia ci sono qua sotto. Beh, per adesso faranno compagnia alla mia lama, perché ho bisogno di cibo, quindi morite tutte, grazie mille. Potrei anche incantare dei libri più avanti ed essere devastante, andare a uccidere l'Ender Dragon. Ho fatto la rush contro l'Ender Dragon e ci ho messo 1 miliardo di vite, figuriamoci in hardcore. Però dai, metterlo fra gli obiettivi può essere comunque una cosa carina da fare, un bel obiettivo da portare a casa e da raggiungere. Le uova? Mi piacciono le uova? Non ne uccido più, dai, prendo queste 3 uova, anzi 4, spero che si riproducano il prima possibile, così posso fare il più possibile polli in casa. Comunque vi do un
uno spoiler a voi che seguite la serie hardcore. Più avanti, ragazzi, mi sto organizzando per creare una serie moddata in compagnia. Non vi dico in compagnia di chi, vi dico solamente che sarà sicuramente una gran figata. E ci sarà molto da imparare, perché io sono una pippa nelle mod. Un tempo me la cavavo, seguivo dei video e mi aggiornavo un pochino su come giravano le cose. Adesso non so più nulla. Prima però di andare a letto, ragazzi, facciamo un ampliamento della casina e andiamo un secondo sottoterra a fare la zona dei polli. 6 scalini penso possono bastare. Fai anche una botola. Ora qui scendiamo un altro po'. Non dovrei scavarmi sotto i piedi, soprattutto in hardcore, ma sono un deficiente. Un paio di incavamenti qui per le torce, che sono sempre carine. E qui facciamo una zona un po' più ampia dove mettere i nostri polli, perché sento delle mucche, che mi sono entrata in casa. 5 uova, incrociamo le dita, speriamo che Rosita ci faccia compagnia pure qua. L'ultimo uovo, ragazzi, lasciate un like. Vabbè, dai, sarà per la prossima volta. Non demordiamo, tanto ce ne servono 2, ragazzi. 2 polli, se no li porto a casa con i semi, va bene lo stesso. Noi torniamo, io direi che questo secondo episodio può anche terminare qua. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, guardatela sullo scheletro che prende fuoco con grande grazia. Se ancora non l'avete iscritto al canale, ci vediamo al prossimo video. Qua da sempre è tutto, ragazzi. Bye-bye.